di Gioia Tauro. Entro un mese dovrebbero cominciare i lavori per la costruzione del porto. L'espropriazione dei terreni è già stata avviata. 4 anni di polemiche, di contrasti, sia a livello locale che nazionale, per la scelta in sé, poi per la sua localizzazione e per il costo. Il centro siderurgico verrà a costare più di 1.000 miliardi e darà lavoro a 7.500 persone. Che cosa significherà il 5° centro siderurgico per la piana di Gioia Tauro e per l'intera Calabria? In quale contesto sociale dovrà inserirsi? Abbiamo fatto una battaglia per che cosa? Perché in altri termini solo per una questione di pennacchio, perché ci piaceva solo dire centro siderurgico? No, abbiamo fatto una battaglia perché sinceramente convinti che non il Toccasana, ma che perlomeno il centro siderurgico avrebbe lenito molto dei nostri guai. Per cui tutti i 32 comuni della Piana ci siamo organizzati a fianco della nostra popolazione, le quali per la verità sono state compatte con noi altri, tranne poche voci di dissenso, perché si iniziasse i lavori di questo 5° centro siderurgico. Il nuovo porto di Gioia Tauro sarà ricavato sulla terraferma, su un'area di 250 ettari, che saranno inondati per la creazione di un bacino di 2 milioni e mezzo di metri cubi di acqua. Le banchine avranno uno sviluppo di 5 chilometri e sarà possibile l'attracco di navi fino ad 80.000 tonnellate. La realizzazione del porto è prevista in 40 mesi. Alla cerimonia di avvio dei lavori hanno presenziato il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Andreotti, parlamentari, autorità regionali, esponenti sindacali, i sindaci della piana di Gioia Tauro ed una folta rappresentanza dei lavoratori calabresi. Queste presenze hanno tutte testimoniato l'impegno con cui le forze politiche e sindacali della regione hanno sostenuto l'esigenza di questo intervento pubblico. Un nodo importante, ha detto Andreotti, che oggi sciogliamo non solo per la Calabria, ma per la serietà della politica della Repubblica Italiana. Le difficoltà di bilancio, ha sottolineato ancora il ministro, non hanno fatto ritardare i programmi a favore della Calabria. Il porto industriale è interamente finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno. È stato pure messo a punto il progetto speciale Gioia Tauro, che partendo dall'insediamento siderurgico risponde soprattutto alle vocazioni dell'ambiente nel rispetto articolato di tutte le possibilità di sviluppo, agricoltura, turismo e servizi civili. Dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia, gli emigranti calabresi chiedono ai loro parenti a che punto sono i lavori del centro per poter rientrare, per poter venire a lavorare nella propria terra. Ma le conclusioni di un comitato tecnico presieduto dal professor Armani, repubblicano, membro del comitato di presidenza dell'IRI, sono come una doccia gelata sulle speranze della Calabria. Sembra una foresta pietrificata. Questi tronchi recisi sono quanto rimane dei 700.000 alberi che furono sacrificati per fare posto al 5° centro siderurgico nella piana di Gioia Tauro. Nell'area dove sarebbe sorta la nuova industria c'era anche il paese di Eranova. Questa è la storia del nostro paese. Di Eranova. Che un anno fa hanno detto che dobbiamo andare via di questo paese, che viene demolito. Perché doveva venire demolito? Che devono fare il centro e che devono fare il porto. Il paese era il maggior villaggio della Calabria, turista, agrometi, il migliore paese, una spiaggia che non c'è nessuna parte, un bello paesotto. E hanno tagliato tutti gli agrometi, tutti i pianti d'olivi, hanno sbalasciato tutto, erano altri, li hanno mandato qua un paese, qua un altro, quelli che siamo rimasti qua ancora, siamo qua, senza luce, abbandonati di tutti. E dicono che ne dobbiamo andare per forza, ma fino ad oggi non hanno fatto né centro e né porto. Ecco qua. Dal 1969 mise in gara tra loro diverse province meridionali desiderose di ospitarlo. Vinse nel 72 Gioia Tauro, non per ragioni tecniche, ma a causa della rivolta di Reggio.
Intanto, mentre i tecnici esitavano e i politici temporeggiavano, arriva la crisi del 73-74. Le prospettive della siderurgia si appesantiscono in tutto il mondo. Si rafforzano i dubbi sulla validità economica dell'iniziativa e si arriva nel 74 ad un primo ridimensionamento. La produzione del nuovo stabilimento sarà soltanto di 1.300.000 tonnellate e l'occupazione scenderà da 7.500 a 4.500 addetti. Tutti d'accordo? Sembra di sì, dato che si iniziano solennemente i lavori per il porto con l'intervento di Andreotti, allora ministro per il Mezzogiorno. Già si sono spesi per l'esproprio dei terreni, per la realizzazione del porto, per le prime infrastrutture, almeno 60 miliardi di lire. I risvolti umani che l'installazione di un insediamento industriale crea sono tanti, anche se i tecnici non sono obbligati a tenerne conto, ma hanno anch'essi il loro valore. Per il quinto centro si prevede addirittura la distruzione di un paese, Eranova, e di una parte di San Ferdinando. Le popolazioni di questi due centri aspettano ancora di essere evacuate e trasferite e vivono in estremo disagio in mezzo al tumulto dei cantieri. Io sono una cittadina di San Ferdinando e parlo a nome anche degli eranovesi, che abbiamo lo stesso problema. Ci vogliono mandare via o ci vogliono lasciare qua nei disturbi dove noi non possiamo più resistere nel modo più assoluto. Ci hanno esaurite piccole, grandi e bambini. Siamo nella stessa condizione. Noi vogliamo un tetto dove trasferirci al più presto possibile. Volete perché essere non trasferiti è da Eranova? Sì. Vogliamo essere trasferite nella località Porta del Sole di Rosarno. Infatti, l'altra parte nella comune di Gioia Tauro. Siete tutti d'accordo? Siamo tutti d'accordo e non ne possiamo più. Adesso questo paese è diventato un cimitero. Noi non si può stare. Si vede solo un cimitero, senza gente, senza niente, polvere di giorno e di notte. Quindi non si può stare. Quindi spetta al governo dire che questo possibile mu salva questi bambini, hanno altre patrie amiche e tutte completamente. Perché voi siete qui nella zona dei cantieri del quinto centro. Sì, ecco qua, questa è la mia casa, questa è la mia casa, una casa nuova. E attendete. Mio marito ha lavorato trasferiti. Una vita per fare una posizione e quindi adesso non può fare niente più. E aspettate di essere e trasferite. Aspettiamo di essere trasferite nella zona praia, perché là c'è il mare, qua è chiuso. E quando vi hanno promesso di trasferirvi? Sono 15 giorni, avevano detto che si deve mettere mare. Dall'inizio dei lavori? Dall'inizio, sì. Quanti abitanti tra Eranova e San Ferdinando debbono essere trasferiti? 800 circa. Per quante famiglie? Sono circa 200 famiglie. Da quanto tempo aspettano di essere trasferiti? Da 7 anni. In questo modo non si può andare avanti. Non si può. Le case ci stanno per crollare addosso. L'acqua nei pozzi ci è venuta meno. Il mare ce l'hanno chiuso, il verde non c'è più, siamo in un deserto, in una Libia vera e propria. Intanto la crisi della siderurgia si è aggravata. Anche ridimensionato, l'impianto di Gioia Tauro rischia di nascere come un'iniziativa antieconomica. Ufficialmente l'IRI tace, rispettoso delle decisioni politiche che si manifesteranno nel piano siderurgico nazionale, in preparazione presso il Ministero dell'Industria. Don Momo Piromelli, il re della piana di Gioia Tauro, il super padrino. Come si spiegano questi titoli? Non l'ho mai concepito io questi titoli, non l'ho mai avuto e non mi sento di essere ciò che dicono. Lo dicono solamente, lo dice la polizia e quelli che hanno interesse di dirlo, solamente per farmi del male. Ma io non sono ciò che si dice, non sono né un padrino, né il capo storico della mafia calabrese, perché io sono un padre di famiglia, sono soprattutto un perseguitato. Ma se si va nella zona si dice che lei è un uomo di rispetto. Ma c'è molta differenza di essere un uomo di rispetto con essere un uomo mafioso. La cosa cambia, di molto cambia. Io sono un uomo di rispetto perché sono generoso ed umano con tutti, e allora la gente mi rispetta solo per questa mia virtù. Si dice, per esempio, che il quinto centro siderurgico sia sorto sotto il suo dominio. Guardi, io dal centro siderurgico le posso dire una cosa, che so solo la zona dove lo stanno costruendo. Ma questa mafia in Calabria non è un fantasma? Io non lo so se è un fantasma, io ho sentito solo in quest'ultime anni parlare di mafia.
Ma io non so che cosa significa mafia, non so se è roba che si mangia, non so se è roba che si beve, io non lo so di dove se la sono inventata questa mafia. Ma dove l'hanno vista? Quale organizzazione hanno vista loro per dire noi possiamo stabilire che questa è una mafia? Tanto vero che non sono certi che c'è la mafia, perché quando fanno la proposta per il soggiorno obbligato ad un individuo dicono il presunto mafioso. La mafia c'è e la mafia va combattuta. Dobbiamo vedere come.